parte integrante del regno delle due Sicilie, era stata legata a Napoli e nel senso, e anche nel senso, e a tutta la cultura napoletana, perché naturalmente l'autore di questa sera, cioè Nicola Fervola, diciamo, appartiene a quella grande cultura napoletana, guardate che fa tremare I veramente polsi. le vene e i polsi, direbbe Dante, cioè basti pensare, non so, non solo a Croce, già basterebbe Croce, Vico, insomma, lancio così dei nomi, cioè Giovanni Battista Vico, ma a me piace ricordare anche, diciamo, un castrocinese, Francesco Saverio Cerasa, grandissimo amico di Vico. Vico lo tenne legato a sé. Peccato che io sono venuto, diciamo, a Napoli in cerca di una sua statua e in quella chiesa dove c'era la statua, oggi non ci sono più i cappuccini e non si sa che fine ha fatto quella statua di questo nostro concittadino del Settecento. Si dice che avrebbe assistito, che ha assistito Vico in punto di morte, un cappuccino dottissimo, dottissimo, a cui Vico dedicò le sue, diciamo, orazioni inaugurali con la dedica in latino, per dire questo legame della nostra, di questa terra, con Napoli, con questa cultura, legame che è scomparso ormai, diciamo, Si vede. che no, non c'è più, che non c'è più, perché? Però vi dire, prima, cioè la capitale era Napoli, da quando è Roma, naturalmente, cioè, si è affermata Roma, gli uffici, cioè le conservatorie e tutti quanti i rapporti, quindi diciamo i tribunali, Santa Maria Capua Vetere, eccetera, sono tutti legami che sono scomparsi. Questa sera ci viene data, ecco, l'opportunità di sentire, quindi di sentirci parte integrante di questa civiltà, di questa cultura del Regno delle Due Sicilie, di questa grande cultura napoletana. Consentitemi di esprimere anche la soddisfazione di ospitarvi qui, in questo magnifico luogo del monacato di Villa Eucheria. Io dico Eucheria, anche se naturalmente con il nome del ristorante Villa Eucheria, l'antico nome di Eucheria sta scomparendo e si sta rarefacendo anch'essa, ma è chiaro che qui la matrona a cui è dedicata questa villa, perché qui siamo, è vero, sui resti di una villa romana, è vero, che sarebbe stata dedicata, diciamo, alla matrona Eucheria. Villa romana, cioè grandissima, famosissima, cioè basti vedere, non so, non l'abbiamo fatto in tempo, ci sono ancora, insomma, i vari livelli di questa villa che scende a gradoni verso giù, verso la pianura. Il primo gradone finisce dove c'è un criptoportico che si può visitare, ancora molto bello, con i disegni che durante la guerra, l'ultima guerra, la seconda guerra mondiale, è stato rifugio dalle cannonate, rifugio dai nemici, dai tedeschi, eccetera. C'è ancora il basamento di questa villa che si vede venendo con dei macigni enormi, questa basis ville. Quindi è un posto, diciamo, a noi molto caro, bellissimo anche questo, diciamo, il cortile con la cisterna romana, c'è un pozzo romano, c'è questa villa romana che poi è diventata monacato femminile. Qui c'erano le badesse che a volte dipendevano da Montecassino, a volte dai conti di Aquino. C'era questa,
questa lotta, è vero, del Medioevo, tipica, è vero, tra i conti d'Aquino e Barbarigi. Qui era un luogo di confine, però... Sì, siamo proprio al confine, tra quindi l'abbazia di Montecassino e i conti d'Aquino. E qui si parla, per esempio, di Badesse, già nel 750-800 d.C., quindi 13 secoli fa. È veramente ricca di storia. Poi sapete che quando il regno di Napoli fu conquistato dai francesi, da Napoleone, divenne re di Napoli, Gioacchino Murat li confiscò. Tutti i beni ecclesiastici, naturalmente per la mentalità laicista, laica, come si può chiamare, o anti-ecclesiastica, è vero, di Napoleone e dei suoi governatori, fu confiscato. E così praticamente è passato a dei signori locali, Frezza e Turco, che lo hanno posseduto fino alla Seconda Guerra Mondiale. Qui ci hanno abitato dei coloni, se voi guardate nel cortile, io vi ricordo che negli anni 60 c'erano ancora due coloni, poverini, qui, insomma, uno stava qui e l'altro, uno si chiamava Vernire Antonio e l'altro Marcella, che stava lì con la sua famiglia. Poi, naturalmente, qui era tutto scoperchiato, perché i canali, diciamo, che qui erano rimasti, servirono per ricoperchiare, per ricoprire la chiesa madre del paese. Purtroppo dopo la guerra queste sono, e così praticamente sono andati in malore, perché qui c'erano due teorie di affreschi, pensate, due teorie di affreschi bellissime. Alcune, questa prima, diciamo, teoria in basso, è stata staccata negli anni 70 ed è stata restaurata e l'abbiamo nella chiesa di San Rocco. Ci sono delle immagini bellissime, delle immagini veramente belle. E qui si vedono ancora, vedete, ma qui c'erano nate le piante che uscivano sopra. Cioè le piante nate qua dentro, io mi ricordo che avevano superato il culmine. Questo era il monacato di Ville Opere. Solo che c'è stata una contingenza particolare, che io ero consigliere provinciale negli anni dal 75 fino al 2009 sono stato, e intorno all'anno 1898 uscì la possibilità di fare dei progetti. Io feci fare un progetto alla provincia di 2 milioni di lire, che fu finanziato, 2 miliardi, che fu finanziato questo progetto, con tanti sforzi acquistammo, cioè dai proprietari, sì, dai Frezza, quindi dai Turco, acquistammo questi beni, e così li abbiamo restaurati. Non è venuto granché questo restauro, è chiaro che poteva essere fatto forse, però abbiamo salvato questo bene, almeno questo, insomma, è stato, ecco, per noi un bene, ci siamo spesi per questo recupero, che sicuramente poteva essere fatto anche meglio, però ci piace dire che se non ci fosse stata questa coincidenza, è vero, di alcuni progetti che potevano essere finanziati e della mia presenza in provincia di Frosinone, non avremmo acquistato questo bene, e quindi non l'avremmo recuperato, e quindi sicuramente sarebbe crollato. Questa è una brevissima storia, un brevissimo excursus, per il quale vi chiedo anche scusa, ma ci tenevo, diciamo, a dire che questo è un posto particolare per noi. Il rammarico è forte, fortissimo, per i beni culturali che si sono persi irrimediabilmente, che sono andati perduti. Purtroppo, però, quello che abbiamo salvato ci consola, diciamo, il dire che è meglio di niente, sicuramente, quello che abbiamo salvato. Detto questo, io vi ringrazio di nuovo
sono molto curioso di sentir parlare di quest'opera della Fergola, che è una delle ultime opere che è stata pubblicata postuma, sì. Di Sempra. Lui è morto nel 24, questa del 39, ma è stata scritta intorno al 1806-1810 circa, è stata scritta. Quindi è un'opera sicuramente importante. Naturalmente la Teoria dei Miracoli penso che c'entri anche San Gennaro, no? Questo poi lo sentiremo adesso. Lo sentiremo. Quindi grazie, che ma siamo curiosi di sapere. È chiaro che siamo di fronte ad elementi eccezionali, perché Fergola non è, cioè, filosofo, gesuita, coltissimo, difficile, cioè, naturalmente matematico, c'è tutto, però insomma sicuramente cioè, ringrazio Fernando Di Mieri per quindi faccio i complimenti per diciamo, il coraggio anche perché mettere mano a opere di questo genere non è sicuramente da tutti, non è sicuramente da tutti. Grazie. Io ho detto che non matematica, io esagero sempre, però dici che è Nicola. Allora, prima di rispondere alla domanda, permetti che unisca i miei ringraziamenti a voi, quindi i ringraziamenti a chi ci ospita, soprattutto ovviamente il sindaco che rappresenta la comunità di Castrocevo, e tutti i